ieri stanno arrivando le prestazioni, perché se non ci sono le prestazioni, dopo non arrivano. Comunque io volevo dedicare questa vittoria chiaramente al compleanno del Casalecchio, ai tifosi, alla città, a tutti quelli che vogliono veramente bene a questa maglia, legati a questa maglia, e spero che continui ad avere questa emozione qui. E poi vorrei dedicare questa vittoria a Leo, che ci ha lasciato. Io lo conoscevo da tanti anni, e mi è dispiaciuto tantissimo. Voglio fare condoglianze anche alla famiglia, che sono avuto la possibilità di andare a trovarlo. E quindi questa è la mia dedica a un amico che ci ha lasciato, che mi ha lasciato e che è venuto anche a trovarmi quando ancora non stava bene, e è venuto a vedere anche un allenamento. Quindi è la cosa che ci tiene più di tutti. E proprio nel momento, nel giorno del compleanno del Casale, penso che sia una dedica importante anche per lui. Quindi ho finito. Vi auguro buon Natale a tutti, alle vostre famiglie, e ci vediamo. Se avete piacere, il 27 noi riprendiamo l'allenamento. So che voi avete l'allergia, non venite perché volete mangiare il panettone, volete stare a calduccio. Noi il 27 riprendiamo, se ci vediamo l'anno nuovo. Buon anno, buon Natale, buone feste. E chiaramente a tutti i tifosi e a tutti i casalesi. Buon Natale. Se posso, volevo chiedere, faccio la stessa domanda che ho fatto al presidente Caffè, cosa vuol dire per voi personalmente, anche allo staff, essere vestire questa maglia in questo compleanno particolare, con una vittoria poi così, sul piano personale? C'è tanta responsabilità, dobbiamo lavorare di più, perché proprio perché questa maglia ha un valore immenso, ha una storia, e quindi tutti noi sappiamo che dobbiamo sempre dare di più tutti i giorni, con grande umiltà e grande spirito di sacrificio e di grande lavoro. Solo così possiamo onorare questa maglia e questa storia. Non mi chiedo.